Iniziamo l'ultima sessione della giornata, sessione 3, riqualificazione naturalistica per la gestione integrata del reticolo artificiale. È una sessione di networking del progetto Life Rinasce, che poi in realtà ospita tutto il convegno. Abbiamo già Ronne Ruffini del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e Francesco Tonelli del Consorzio di Bonifica della Burana, per cui vedremo degli interventi che vanno un po' in continuità con quelli del Consorzio di Bonifica Acqua e dei Risorgiveri questa mattina. Il tema è sempre quello, no, della gestione integrata, in questo caso dei canali. Chiamerei, anche se non lo vedo in sala, Giustino Mezzalira. Beh, intanto partiamo noi, poi Giustino arriverà. Dimmi, ti serve il microfono? Come al solito, 12 minuti più 3 di domande. Ronne, puoi iniziare. Buon lavoro. Bene, buongiorno a tutti. Il progetto Life Rinasce in realtà non ha nulla con questo acronimo, con quello che può essere la risurrezione o qualcos'altro, ma è semplicemente un acronimo che sta per riqualificazione naturalistica per la sostenibilità integrata idraulica ambientale dei canali emiliani. Di fatto abbiamo cercato di applicare quello che è la riqualificazione fluviale ai canali di bonifica, che sono canali essenzialmente artificiali. Per chi non conosce il territorio compressore della bonifica Emilia Centrale, lo vedete, è quello cerchiato in rosso. È un consorzio di bonifica di cui circa i due terzi del territorio interessa un comprensorio montano, un terzo circa territorio di pianura. E sono circa 312.000 ettari, quindi una superficie molto consistente, e il consorzio di bonifica è un ente territoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che fa un tipo di intervento inevitabilmente interessa degli aspetti ambientali, che veicoli l'acqua, che faccia degli scavi, che faccia dei manufatti. Ovviamente interessa sempre un aspetto ambientale, non sto a dire se è positivo o negativo, però esiste un impatto. E la linea rossa rappresenta più o meno la linea della Via Emilia, che è quella che divide indicativamente il territorio di pianura, fortemente artificializzato, con una ricca presenza di canali artificiali, con il territorio di montagna. Questi canali artificiali, che bene hanno funzionato e funzionano dal punto di vista idraulico, sia per lo scolo delle acque che per l'irrigazione, qualche problemino dal punto di vista ambientale ce l'hanno. In più, se noi andiamo a vedere questa linea rossa, dove, che è la Via Emilia, a valle troviamo la linea alta velocità, l'autostrada, la ferrovia, vi rendete conto che quelle che sono le interconnessioni con la parte pianura, con quella di montagna, è molto difficile. Gli unici punti di contatto sono i canali di bonifica e i rii naturali, che essendo spesso in collegamento a livello di scolo con i canali di bonifica, si può pensare anche a dei futuri corridoi ecologici particolarmente importanti. Se poi andiamo a vedere anche le dimensioni di questi canali, delle lunghezze, sono 3.144 chilometri. Per cui pensare a interventi di riqualificazione, non dico su tutto il reticolo, ma in buona parte, sarebbe un ottimo risultato. Per cui che cosa ha fatto il consorzio di bonifica Emilia Centrale? Ha semplicemente adottato le linee guida della Regione Emilia-Romagna per la riqualificazione dei canali, ha fatto una proposta assieme alla Regione Emilia-Romagna, all'Unione Europea, e questa proposta è stata accettata con grande soddisfazione da parte nostra. Coordinatore beneficiario Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, assieme alla Regione Emilia Romagna, la durata del progetto è di 4 anni, budget sono 2.076.000 euro, di cui circa il 50%, 941.000 euro, finanziati dalla Unione Europea, 975.000 euro dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, 160.000 euro dalla Regione Emilia Romagna. Ovviamente ci siamo posti anche degli obiettivi generali, che erano quelli di contribuire al processo e all'implementazione delle direttive
alluvioni e direttive acque. E questo concetto è stato ribadito più volte ed è quello che secondo me è la chiave di volta di tutto quello di cui si sta parlando. Perché? Perché dobbiamo andare a dimostrare che gli interventi di riqualificazione fatti in un certo modo, anche sul reticolo artificiale della bonifica, è possibile realizzarli. E i canali interessati erano quattro, sul quale abbiamo lavorato e quelli che abbiamo proposto all'Unione Europea. Sono due in comune di Carpi, uno in comune di Carpi parzialmente e parzialmente in comune di Nove di Modena, il quarto è in comune di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Li vedete localizzati con i puntini rossi, più o meno vedete anche planimetricamente come sono localizzati rispetto a quello che è il comprensorio. Canali di bonifica che però, come dicevo, essendo artificiali, presentano qualche problema, in particolare hanno questa sezione trapezia, molto lineare, molto precisa, hanno spesso mancanza di banca interna, sono spesso privi di fascia riparia. Perché? Perché ci sono terreni fortemente produttivi e coltivati, per cui gli agricoltori fanno molta fatica a lasciare spazio per andare a realizzare delle fasce boscate oppure per allargamenti o gestioni idrauliche diverse. Per cui c'è sempre questa lotta degli agricoltori che ogni volta che vanno a fare delle coltivazioni arrivano sempre con l'aratro, con altre elaborazioni sul ciglio del canale. Questo non rispetta nemmeno quelle che sono le norme di polizia idraulica, quindi insomma c'è sempre questa lotta che crea qualche problema. In più, spesso, per diversi motivi, ci sono anche le sponde instabili. Primo esempio che vi voglio far vedere è quello del collettore a fiere, dicevo, in comune di Gualtieri. E qui la fortuna è stata che noi, vedete dalla foto in alto, sulla destra c'è una banca di proprietà del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale che ha una larghezza variabile dai 10 ai 20 metri. Questo ha permesso di studiare una tipologia di intervento e di riqualificazione molto interessante. Qui vedete la sezione, in alto c'è la sezione dell'alvo con la banchina non allagabile in sezione, a valle c'è l'ipotesi progettuale. Quindi che cosa si prevedeva? Si prevedeva, ed è stato anche realizzato, di andare a realizzare un allargamento della sezione del canale andando a inclinare la sponda, successivamente andare a creare delle bassure umide e una fascia tampone laterale. Gli interventi quindi che vi ho già descritto erano significativi per creare quello che era anche un miglioramento ambientale e una diversificazione anche delle specie e degli habitat presenti o poco presenti in zona. E qui adesso i soliti obiettivi, potenziare la presenza di eleofiti in sponda con incremento di habitat utili alla ittofauna, avifauna e anfibi. Realizzazione di una bassura umida inondata saltuariamente che rappresenta un elemento di altissima biodiversità, sempre per quanto riguarda gli anfibi, l'avifauna e la fauna terrestre minore, e creazione di habitat ripari attraverso la messa a dimora di una fascia boscata che creerà condizioni per l'avifauna e fauna terrestre. Questa è una foto subito dopo l'intervento, c'è stato un bel evento di piena, vedete le bassure umide che sono sulla sinistra, si sono invasate, sono stati fatti anche dei livelli differenziati proprio per avere un livello nelle bassure d'acqua diversificata, per creare diversificazione anche per quanto riguarda la creazione di habitat. Cosa che invece non è avvenuta per quanto riguarda il canale Alfiere. E l'altra cosa interessante che vedete sono quei tubi bianchi, che sono i tubi scelte, la protezione delle piantine che sono state messe a dimora, quindi quella dovrebbe diventare la fascia boscata. Sono piantine di circa un anno, piantumate molto vicine, e che poi vi spiegherò più avanti, che hanno dato ottimi risultati di attecchimento, ma poi ci sono state delle problematiche legate anche a quella che è stata una stagione estiva del 2017 molto molto particolare. Qui vediamo dopo nel 2016 che già la vegetazione comincia ad allineare, si vede, insomma, inizia a colonizzare con diverse specie, e si vedono i tubi
Qui abbiamo doppia fila di esemplari, esemplari arboree arbustive posizionate. Anche qui un'altra foto, la vegetazione che comincia a colonizzare la sponda, molto invasiva. Qui abbiamo due risultati importantissimi. Il primo è quello che quando la vegetazione arriva al piede di sponda, siamo già, è già finito. Oh. Andiamo intanto a incrementare quella che è la stabilità della sponda. Secondo effetto che abbiamo analizzato è che andando a inclinare la sponda non abbiamo individuato tane di nutrie. E sono 2 anni che sono stati fatti questi tipi di intervento. Probabilmente l'inclinazione della sponda fa sì che le nutrie non vadano a scavare e a creare delle tane. Le nutrie che sono, per quanto riguarda gli argini, almeno per i consorti di bonifica, un vero problema. È chiaro che se non trovano gli habitat ideali per poter fare le tane, quindi riprodursi, si spera che possano andare altrove. Comunque, questo non era un monitoraggio inserito nel live, però insomma una cosa che abbiamo riscontrato durante, che si vedono le nutrie in tutti i percorsi che passano, ma non si vedono tane di nutria. Una cosa invece molto interessante che abbiamo riscontrato durante il monitoraggio di questa primavera, la presenza di girini di rospo smeraldino. Questo ci ha dato molta soddisfazione perché vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione, speriamo di avere in futuro ulteriori esiti positivi. Anche il gruccione ha nidificato lungo le sponde. Non era mai successo che siamo nella sponda verticale, però si ha nidificato, vuol dire che probabilmente ha trovato un ambiente dove può andare a divorare quelli che sono gli insetti, quindi probabilmente anche da questo punto di vista si è incrementata quella che può essere la biodiversità. Lunghezza del canale riqualificato 2 km, golena allagabile 2 ettari, bassura umida circa mezzo ettaro, fascia eleofita 8.000 metri quadri, fascia ripari a 2 km, costo 68.000. È chiaro che questi numeri rispetto a quelli che sono stati indicati stamattina dal collega delle acque risorgive sono molto ridotti, però io ho ragionato pensando, abbiamo cominciato a mettere qualche seme, speriamo che qualche seme poi si possa allargare e andare a colonizzare il resto. Collettura acque basse modernesi, adesso vado veloce. Stesso problema, qui non avevamo spazio a disposizione, spazio molto ridotto, per cui si è stato fatto un abbassamento della scarpata, vedete la sezione, il rosso è quella la sezione esistente, il verde è quella che è stata realizzata, è fatta la fascia piantumata sulla sinistra. La fase di, per tornare indietro, durante le fasi di lavorazione vedete la quota di scavo con il mezzo meccanico, qui durante un evento di piena l'acqua ha già cominciato a interessare la bassura e qui le eleofite cominciano a colonizzare fin vicino al corso d'acqua. Anche qua lunghezza di 4 km del canale, con l'eno allagabile 1,2 m, fascia lofite 4.400 metri quadri, fascia ripari a 4.100 km, costo 128.000 euro. Che questo intervento è interessante, abbiamo un canale di scolo, che è il canale Fossa Nuova Cavata, e a monte un canale che si chiama canale Gusmea, che è un canale di irriguo. L'idea, visto che abbiamo la proprietà interclusa fra i due canali, è stata quella di andare a tombare quello che era il canale irriguo, questa è la sezione principale, qui c'era il canale irriguo, questa è la sezione di progetto, per cui è stato tombato il canale irriguo, è stato scavato nella parte vicina dove poi si è insediato il cariceto, il canneto, e il terreno è stato posizionato su questo tubo irriguo. Una foto durante le fasi di lavorazione, qui c'è la scarpata di monte, l'abbassamento con la bassura. Sono state messe a dimora anche 3 file, qui ne vedete 2, ma anche sulla sommità, di fascia boscata, e in questa foto vedete che la vegetazione già comincia a colonizzare. Questo scavo che vedete è stato necessario perché queste piantine che erano state messe a dimora nel 2017 con il caldo dell'estate, le temperature elevatissime, nonostante avessimo fatto degli interventi di soccorso, abbiamo avuto una perdita pari quasi 70-80% in certi tratti, per cui è stato necessario realizzare un impianto di irrigazione a goccia. In più, questo lo dico per chi
così come notizia, il tubo shelter, che è il tubo messo a protezione per evitare che qualche animale oppure che si rompa la piantina non la vada a rovinare, era talmente alta la temperatura che, essendo di plastica, andava a lessare quello che erano le piantine, le foglie delle piantine. Quindi è stata una roba... Dobbiamo fermarci qui. Allora, l'ultima cosa, carta orientale, o chiudo già? Giuro, non lo metto più. Fa troppo così. No, una cassa d'espansione con duplice funzione. Qui andiamo a ricolonizzare e a migliorare un canale che si chiama cassa calata orientale, e andremo a realizzare una cassa d'espansione con una finalità però sia idraulica che ambientale. Infatti verrà creata un'area umida di circa un ettaro in questa posizione. Qui c'è il progetto dell'area umida con le varie specie che andremo a mettere a dimora. Ci sarà uno specchio d'acqua a diversa altezza, e proprio per dare la possibilità di creare diversi habitat, per cui vedremo. Siamo in fase di ultimazione degli scavi, proprio in questi giorni inizieremo poi con le opere a verde nel mese di novembre-dicembre. Bene. Ho finito, grazie. Grazie. Dico, l'importo 700.000 euro. Sottolineo che venerdì andremo a vedere il primo intervento con le torrazziere, il terzo diversivo fossa nuova cavata e la cassa che è in fase di ultimazione adesso, quindi per chi ha dubbi, grazie. Una domanda al volo? Paolo? Paolo Negri, Agenzia Provinciale di Protezione Ambiente di Trento. Come avete gestito il materiale in esubero delle escavazioni? Una domanda. Seconda domanda, problemi con le invasive esotiche nelle riqualificazioni anche della vegetazione? Come l'avete gestita? Allora, per quanto riguarda i terreni di scavo, sono state fatte le analisi, poi è stato fatto un piano di utilizzo. In parte il materiale è stato riutilizzato sul posto, in parte è stato portato su canali laterali indicati ovviamente nel piano di utilizzo, per cui non abbiamo avuto particolari problemi da questo punto di vista. Abbiamo rispettato tutte quelle che erano le norme, per cui nessuno, abbiamo fatto le comunicazioni ad ARPA. E sì, direi, ad esempio, nell'ultimo intervento la cavata, che sono circa 30.000 metri cubi, in parte direi 12.000 metri cubi li abbiamo posizionati nelle vicinanze, rinforzando gli argini e quant'altro. Gli altri sono stati depositati su un canale di bonifica, estesi, però abbiamo prodotto un piano di utilizzo, quindi sì, c'è stata la necessità di portarla via la terra. Ovviamente abbiamo tutte le analisi, perché insomma è necessario farle ed erano tutte sotto tabella. L'altra, scusi, qual era? La vegetazione invasiva. La vegetazione invasiva è un bel problema, soprattutto quando si vanno a tagliare e si aprono degli spazi dove penetra la luce, e la morfa ci sta dando grossi problemi. E, la robinia, ma in realtà poi la robinia di fatto ormai non è più invasiva, perché fa parte dell'ambiente adesso, quindi il problema vero che abbiamo è con la morfa ultimamente, che diventa di difficile contenimento. Per ora sugli interventi che abbiamo fatto non abbiamo riscontrato specie invasive. È chiaro che l'evoluzione in un anno, due anni non puoi vedere effettivamente come andrà, così che percorso andrà a individuare, a prendere, però credo che stiamo facendo i monitoraggi, fra qualche anno potremo capire un po' di più dell'evoluzione di questi interventi.